but there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping. Ciao a tutti e bentornati su TGaming. Finalmente è uscito Dead Rising 4, lo stavo aspettando da tantissimo tempo. Sono un grandissimo fan della serie, come ho fatto per Dead Rising 3, farò sicuramente tutta la serie di Dead Rising 4. Finalmente si torna a giocare con il nostro personaggio preferito, Frank West, che era il reporter protagonista del Dead Rising 1, che ha visto tutta la scena in prima linea e con tutte praticamente tutto il reportage che ha fatto uno sbracata dei soldi e poi si è messo da parte. Però questa volta torneremo nei suoi panni e vedremo che cosa succederà nella nostra storia. Ma che diavolo? Chi va là? Siamo svegliati nel supermercato del primo, ve lo ricordate? Però questo è un sogno del nostro Frank, che si risveglia all'interno del nostro primo incontro. Logo il nostro primo incontro. Cazzo! Cioè crepo subito così a bestia. Oddio, già sto cominciando a tirare fuori. Cioè già mi stanno ad armi fantastiche. Ho messo il gioco, c'ha le armi più belle, penso che se possano desiderare. Aia, li mortacci vostra, datevi dai coglioni. Oddio, che spettacolo, non si sa quanto cazzo. Guarda i pezzi di zombie. Mi sto a gasare a bestia, che non si sa quanto cazzo che lo stavo aspettando sto gioco. E levatevi un po' dal cazzo, ve cancello tutti i zombie di merda. Guarda come affetto. Raga, come affetto, io non affetto a nessuno. Via, via. Pensaci tu, va. Ok, perfetto, levamosene un attimo dai coglioni, levamosene. Come cazzo ci arrivi oggi? Guarda quanti cazzo sono. Sono un po' tutti uguali, eh. Oh, guardate un po'. Chi è che non desidererebbe andare in centro commerciale con un'arma del genere, raga? Cioè, è il sogno, penso, di ogni ragazzo, guarda. Vabbè, oddio, c'è chi in America l'ha fatto realmente. Oh, no, non do cazzo. Leva sto fucile, che cazzo ci fa? Il fucile, i fucili nel suo gioco sono, penso, la cosa più inutile che si possa trovare, praticamente. Non valgono un cazzo. Oh, via. Pericolo. E via, zombie. Ma va a cagà. Sai che c'è? Ti sei divertito abbastanza. Ora posso andare? Oh, tacci tua. Oh, fatto bene il colpo, ha fatto bene. Ok, mi sa che la nostra avventura con Frank West finisce qui. Ma questo era soltanto un sogno. Vic Chu. Sei pronto, vecchietto? Sì, dai, siamo pronti. Il presidente mi deve dare una medaglia, ma nell'avvicinarmi inciampo gli do come un pugno. Sul collo. Sul collo? Sfiga. Hai colpito al collo il presidente con un pugno. Ti diverti a farmi passare da coglione, vero? Perché non fai la giornalista di gossip? Ah, vaffanculo. Oh, scusa, argomento delicato. I giornalisti di gossip ti hanno ucciso i genitori. Uh-huh. Dove hai detto che andiamo? Senti, lasciami spiegare. Dovevamo andare a giocare a minigolf. Con tutto il rispetto, professore, non posso credere che tu te la sia bevuta. Io amo il minigolf. Sì, ascolta. C'è una base militare segreta. No, ti prego, un'altra stronzata cospiratoria da sito web. Non è una stronzata. Stanno conducendo ricerche scientifiche illegali. Torna indietro. Con cavie umane, torna Frank. Torna subito indietro. Frank! Cazzo, Frank! Quando parlavamo dopo le lezioni, ti ho mai detto di voler tornare a Willamette? Andrà tutto bene. Devi calmarti. Sì, disse lei prima che scoppiasse il finimondo. Mi ripeti sempre che scatto foto atroci con il cellulare. Ed è vero. Quindi, da chi dovrei imparare se non da un fotografo di fama mondiale? Quella è la mia. Sì, era nel tuo armadietto. Che era chiuso. Non molto bene. Ascolta, la fonte parla di un continuo traffico di cadaveri. Esperimenti sugli umani, ex basi missilistiche. E dai, Frank, come fai a dire di no? No. Frank, è la nostra chance. Ti prego. Va bene, ma guido io. Cosa?
No, la macchina è mia. Ora è mia. Cosa? Tu sei qui per imparare. Due minuti fa non era la mia storia. Sei qui per osservare e imparare come un vero giornalista d'inchiesta lavora sul campo. Con solo appunti, fotocamera e palle d'acciaio, ok? Wow. Numero due. La tua fonte parla di esperimenti illegali su esseri umani, quindi forse c'è della gran merda che non vuoi vedere. Ah, sì? Se succede, tu mantieni la calma. Tu prendi appunti, io scatto le foto... Ricostruiamo la storia e filiamo. Ok. Sei tu a controllare la storia, non il contrario. Capito. Occhi sull'obiettivo, ok? Ok. Se ce la fai, la prossima è tua. Pugno. No. Forza, dammi il pugno. Io... No, non posso. Ce la tiriamo, eh? Va bene. Forza, al lavoro. Mi piaccio schizzato. Tua fonte ti ha detto come entrare? Sì, c'è una tessera di sicurezza nascosta in una rimessa da qualche parte. Allora, devo dire che a me questa già messa un po' sui coglioni, eh. La tengono proprio così in bella vista. Ma sì. Una porta qui vicino. Andiamo. Sì. Però mi sembra giusto, Ito, una base missilistica, una base di esperimenti alquanto segreta che la scheda d'accesso la tiene nel cassetto dove non guarda nessuno, manco sotto chiave o al collo di qualcuno, non è fatto un cazzo. Ma dite, cioè, noi stiamo a passare dietro la gente sopra e dite che non ci vede nessuno? Ehi, abbiamo compagnia. Che stai facendo? Via, zitto, dormi, la mamma è qui. Ma che ho ammazzato? Ma ammazza no, te. No, sta solo dormendo. Oh. Ok. Tutto aperto, tranquilli proprio. Shh, ho sentito qualcosa. Qui fa una finaccia, compà. Terrore, orrore e dramma. Ma ho scattato. Oddio, mi sa figa sta cosa delle foto, raga. Grado E. Terrore, orrore e dramma. Selfie. Zoom rapido. Oh, questa è buona. Ah, sta cosa che praticamente bisogna scattare le foto e ti dà punteggi per quanto riguarda ogni foto. Non mi sa brutta come cosa. È una cosa comunque se divertente che ti può permettere di fare. Insomma, ti permette di movimentare un po' il gioco. Ah, e mo che cazzo di... È uno zombie! Ma pensa un po'... Ma pensa un po'... Piazza destro, testa di micchia! Sì, l'ho pestato come... L'ho pestato come l'unto, l'ho pestato. Allora, senti, io penso a prendere la gen skill. Qui una foto gliela scatto, eh? Cioè, solo... Il suo tono non mi tranquillizza. Solo poche punte così mi dà? 779 grado D. Ma sei uno zozzo sei. Vabbè però aspetta. Sione selfie con gli zombie parte 1. No, sono venuto con l'occhio chiuso. Però 1350 punti perché ho fatto un selfie grandissimo. Canta fa questa ad aprire tutte le scelte. Ma che sei scema? Sì, sono pronto. Ma che sono pronto? Merda. Zozzi zombie. Fa pure scoppia tutto con una chiave inglese. Picchia. Cioè, non vedo più manco la gente morta. Vedo soltanto la chiave inglese che si muove del sangue.
Questa cosa ci piace. Ehi, avresti potuto avvisarmi. Oh, oh, no, non mi ha avvisato, a parte palle, mi ha avvisato. Via, via, accuccia, accuccia zombie. Via, po', ecco, spa. Ma sembra un macellaio. E vai a cagare pure tu. Oh, guarda il sangue che c'ho in giro. Spacco i culi come hai ben tempo. Spacco bottiglie, ammazzo famiglia. Oh, mo se divertimo. Ho trovato un qualcosa di elettrico. L'elettrico ci piace. Via, via. Vate tutti zozzi. Forse mi sono buttato un po' troppo nel mezzo. Mi sono buttato. Oh, che gioia. Madonna, era la sbudellata che gli ho dato. Via, via. Pare che sto a menare pecore. Via. Vecchi tempi. Vic, ti perdono. Questa storia è molto meglio del minigolf. La sensibilità. Ma pensa un po'. Forte, eh? Sono solo zombie, Vic. Un tempo erano persone. O loro o me. Senti, perché non pensiamo a chiudere questo reportage? Lui se ne fotte proprio, sì, del brutto, se ne fotte. Conta su di me. Cioè, è proprio un egoista bastardo. A me mi fa crepare proprio per questo motivo. Perché lui è egocentrico, un egoista bastardo che non incula niente delle persone. Lui basta che fa la storia figa. Poi se la gente crepa se ne sbatta altamente. E sta cosa mi sa proprio figa. È una specie di laboratorio. Sì, tu sì. Fotografiamo tutto, fotografiamo. Guarda che faccia da cretino che c'ha lui quando si fa le selfie. Ma si fa, mi sono un selfie con sta cosa, con sta macchina della morte qui. Basta, fa ste selfie. Allora, io penso una cosa, ragazzuoli. Penso che lei... Pastiglie per il mal di testa, sì, piangere. Penso che lei praticamente ci abbia un secondo scopo per cui ci ha portato qui. Cioè, penso, io adesso... Poi sto facendo soltanto delle supposizioni sulla storia. Comunque, come vi dicevo, praticamente lei ci ha portato qui. Questa sarebbe stata... Questa, a quanto si è capito, è una nostra... una nostra alunna, diciamo, adesso chiamiamola così. E vuole imparare da noi per quanto riguarda tutto il mondo del reportage. È un progresso notevole. Per il resto, niente novità. Perché me lo mostri? Non voglio progressi, voglio sia perfetto. Quello che il cliente si aspetta è... Questo è il genere di progetto che richiede una vita di ricerche. Ora, i progressi che vede sono... Se non rispetta le scadenze, dottoressa, sarà sostituita. Puttana questa, eh? La metto insieme agli altri. Conducono esperimenti sugli zombie e li tengono segregati. Ma perché? Per osservarli. Stanno cercando di creare qualcosa. Un super zombie! Frank, fermeremo questi bastardi, vero? Ehi, no, a me fuori noi casino. Scopriamo la storia, filiamo via e passiamo a riscuotere. Nient'altro, è questo il nostro Vede, lavoro. Lei fa troppe cose, uffa. C'è, è inutile che fai. Come sempre. Fattela da sola, pensa un po'. Puoi cominciare. S'accocci pure questo. La droga! Dov'è la droga? Madonna, è pigna. Se questa sta a cocci, non ti ci avvicina. Ecco, noi che me la fanno, ma entra lì dentro, logicamente. Chiusa. Non riusciremo mai a passare finché lei si trova lì. Proviamo a scannerizzare pure qui. Sta a cocci, fammi. Madonna, che foto ho fatto! È fantastica, raga! Ma tanto sta a cocci! Interessante. Gli hanno dato la ciccia, va. Ah, ok, poi mi ha dato fuoco. Non era poraccia. Voglio pure l'altra volta. Io, eppure, pure. Frank, questa roba è a cosi. Tu non sei fare altro che scherzare. No, non ci sto. Io ho fotografato e profondamente riflettuto su un sacco di cose. A te non importa niente. Non mi rompo il cazzo, Diar. Sto abbrusso gli agenti. Troviamo quello per cui siamo venuti e andiamocene di qui. Ok? Ok? Ok, quindi allora stanno praticamente a conare la gente per fare esperimenti. Andiamo, sì, lui non incula niente, lui andare via, vedi loro. Che palle, sta fregna. Vedete se trovo qualche arma figa, va. Da brividi, eh? Ma guarda che foto!
Oh, sì, è un capolavoro. Forse testano una versione del virus per un'arma biologica. Che cazzo ha fatto? Che diavolo fai? Non sarà detto, ricostruiamo la storia e filiamo. Io non potevo, non me la sentivo. Stai calma, Rick, ho detto questo, stai calma, cazzo, ora siamo in pericolo. Tu volevi abbandonarla, volevi usarla. Dobbiamo andarcene da qui, lo capisci o no? Per le tue foto, le tue stupide foto. Io sono un reporter, Vic, il mio lavoro è raccontare. E se tu non ci riesci, se non riesci a non farti coinvolgere, ti consiglio di mollare e andartene. Vai, vai, vai. E mo so cazzi. Ah, quello è uscito proprio dalla porta. Non siamo usciti proprio dalla porta lì. Però non ho capito perché lei l'ha mandata da un'altra parte. A me sta cosa ho detto, come ho detto prima, a me me puzza, eh. Il bombardello, raga, questo tocca a farlo. Martello pesante più non so che cosa. Allora, granata. Martello pesante. Beh, è normale che lo costruiamo il bombardello, oddio, signori. Che gioia che... Adesso si ragiona. Adesso potremmo pure entrare. Attenzione, signori, ho un bombardello, non ho paura di usarlo. Madonna, guarda. Bam. Bam, attenzione, come uso io il bombardello. Oh, madonna, cara. Via. Come uso io il bombardello, non usa nessuno, raga. Madonna, quanti cazzo so. Fuoco a tutti, do fuoco. Ma non posso, tutti uguali. Aia, il mortaccio ossa fa male. Allora, abbiamo guadagnato un punto abilità. Quindi lo possiamo mettere dove ci pari. Io direi di mettere il primo sul combattimento. Sbocca colpi critici con tutti gli attacchi in mischia. Vabbè, effetti danni incrementati, stordimento, atterramento, sanguinamento, prolungamento degli effetti elementali in base all'arma. Perfetto, noi questo ci piace subito, sì. Questi saranno i comandi del cancello. Sembra ci voglia un altro codice. Ok, testa di cazzo. Abbiamo un intruso a spasso per la base, quindi ci conviene risolvere il problema se non vogliamo deludere il comandante. Bocca chiusa, nervi saldi e al lavoro, chiaro? Sì, e noi fa una finaccia. Signor sì, signore. Aspetta, come si grafò? A fotografarli. Perfetto. Non è roba da tutti i giorni. E fotografiamo pure questo, va. Che so, un botto dei zombie, se spera che... Perché mi ha dato un cazzo? Vediamo quella visione notturna. Vaffanculo, me da niente, non me da. Uccidendoli! Ah, com'è? Ma fate una finaccia adesso che ho aperto le gabbie, eh? Chiedo scusa. Lui è fantastico, lo amo proprio. Ok, uso RB per scattare, quindi vuol dire che tocca correre, raga. E a me non mi piace quando tocca correre. Spero tu sia all'auto. Puttana! No, Vic! Vic! Che puttana! Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are thy branches, in the cold.
Frank West? Sono in arresto? Forse. Tendente a sì? Beh, dipende. Da? Quanto bene collabori? Allora, merda, non è mai stato il mio forte. Comincio a sentire caldo qui dentro. Forse un po' d'aria. Speravo davvero funzionasse. Ok, pare io abbia un po' di tempo libero. Di che vuoi parlare? Ah, so già chi sei. Colonnello Brad Park, comandante della ZDC. Sono aggiornato sugli zombie, grazie mille. Ma certo. Quindi sai anche che la ZDC nasce per rispondere alle emergenze zombie in America? Sì, e per confinare o zittire chiunque sappia la verità. Come vedi, sono informatissimo. È esplosa ancora a Willamette. Che cosa? L'epidemia. I notiziari non ne hanno parlato. Da quanto va avanti? Quasi 6 settimane. Ah sì? È dura zittire un'intera città così a lungo. Non per loro. Loro? Il Pentagono. Oh merda. Che hai visto laggiù? Sai cosa ho visto? Nessuno lo sa, Frank. Se l'ho scoperto è solo perché qualcuno ha sbagliato e mi ha passato un rapporto segreto. Il centro addestramento per i servisti? Che io sappia, non c'è nessuno a distanza in quella base. Tutte le comunicazioni con la città sono interrotte e non aggiornano le foto satellitari da 4 mesi. Stanno insabbiando tutto. Ma questo è niente in confronto al più grande dei misteri. Tu, Frank West, insegni in una cazzo di scuola serale e non sei 2 passi avanti a me in questa storia. Ho smesso. Hai smesso? Sì, ho smesso. Tu sai a quante epidemie ho assistito, quante inchieste ho fatto, e chi mi ha ringraziato? Eh? Nessuno. Mai un grazie, né un fiore, solo una cazzo di rubrica piena di morti. National Headliner Award 2006. Hai raccontato la prima epidemia zombie in America, hai fotografato tutto, hai ricevuto medaglie, titoli, lauree, honoris causa, ovvio. Sì, ma andiamo al punto. 3 settimane dopo ho affermato che il Pentagono e il governo americano erano coinvolti in quella storia e mi hanno distrutto! Perché allora non avevi abbastanza prove. Vieni con me a Willamette. Sveliamo le loro stronzate e tu vai fino in fondo stavolta. Frank, in gioco c'è molto di più di una singola città. No. Ho smesso. Chiunque dia la notizia può guadagnare un sacco e forse riconquistare qualcosa. Anche se mi sorprende che un dilettante ti abbia battuto sul tempo. Di che cazzo parli? È una delle tue allieve, no? Oh. Dovresti... Ops. Vic. Hai messo insieme uno squadrone. Siamo vicini a Willamette. Mandate subito una squadra. Prendeteli tutti, vivi o morti. Thank you.
sveglia, sveglia! Cosa? Frank! Frank! Cosa? Sveglia, sveglia! Perché continui a ripeterlo? Cacchio, qualcuno ti ha rotto l'elicottero. Ecco il brillante acume di cui parlano. Ok ragazzi, allora, da quanto avete visto tutti i video che io, allora, i video come sempre ve li lascerò completamente intatti, non faccio nessun taglio perché mi fa piacere che chi non conosce la storia, insomma, la segua a pieno come la sto seguendo io, e devo dire che mi sta prendendo veramente un casino perché, vabbè, come sempre ci sono gli intrighi, insomma, la gente che te vuole ammazzare, però mi piace il fatto che Vicky ancora non si capisce da che parte sta, anche se mi sta alquanto già sui coglioni. Lui è stato accusato di aver fatto, insomma, disastri all'interno della base, quindi di aver aggredito i militari, e quindi è ricercato. E poi c'è quella troietta bionda che adesso ci ha buttato giù l'elicottero, che sicuramente è il cattivo di turno, quello più, cioè non penso sia la più ignorante, ma ha la sua, ha la sua parte di perché. Comunque, se è detto questo, io concludo qui questa prima puntata. Spero di essere divertiti con me. Mi raccomando, continuate a seguire la serie, condividete il video con i vostri amici per aiutarmi a crescere. Un saluto a tutti, raccomando, Wolf, ciao a tutti ragazzoli.